Qual è la prima parola che dicono i bambini? Erroneamente a ciò che si pensa, cioè mamma, papà, cacca, che sono parole che alla fine gli inculchiamo noi, ce n'è una che impara proprio da solo ed è la prima che dice. Mio. Come il formaggino. Mio. Perché noi esseri umani già da piccoli sviluppiamo subito il senso del possesso. L'anello è mio. Il problema è quando cresciamo, perché è un po' bruttino che uno si abitui a dire sempre mio, mio, mio. Pensa che noia campare così. Tu immagina di avere uno vicino che parla sempre di ciò che fa, di ciò che ha, di quanto è stato bravo a fare quello, a ottenere quell'altro. Ma che pizza! Per questo c'è una realtà che ci mette in crisi, e nella quale però siamo chiamati a entrare. E questa realtà si chiama Santissima Trinità. Una comunità divina fatta di tre persone. Un padre, un figlio e una persona che sta in mezzo che si chiama Spirito Santo. Il problema di questa Trinità è che sta proprio fuori dai nostri schemi di possesso. Tant'è vero che nel Vangelo queste tre persone hanno un piccolo problema di proprietà privata. Infatti c'è lo Spirito che per parlare prende le cose del Figlio, e le cose del Padre sono le cose del Figlio, però le prende lo Spirito dal Figlio, che sono le cose del Padre. Insomma, di chi sono queste cose? Del Padre, del Figlio o dello Spirito? Non si capisce! Come funziona questa storia? Ragazzi, non c'è più religione, c'è più generosità. Funziona che dove c'è comunione non esiste la parola mio, perché una cosa mia è anche tua. Quello che tu è mio, quello che è mio, ma ha dato te, no? Se c'è comunione, o no? Giusto, giusto. Ma la cosa più curiosa è un'altra. Anche se una persona dona totalmente ciò che ha, anche se si espropria di ciò che è suo e non è più padrone di se stesso, curiosamente in questa dimensione non perde se stesso, anzi ritrova la propria identità. E infatti il padre senza un figlio non sarebbe padre, ma così un figlio senza padre non sarebbe figlio, e lo spirito senza il padre e il figlio non sarebbe nessuno. Ma infatti, ci hai mai fatto caso che lo Spirito Santo quando parla non parla mai di se stesso? Tu lo interroghi e lui ti parla del padre, oppure ti parla del figlio, ma non di lui. E in altre parole, la tua vera identità non si risolve nelle cose tue, ma nelle cose di qualcun altro. Come quando ti innamori, tu sei così innamorato che parli di lui o di lei, ma non di te, perché tu puoi venire dopo, quell'altro è più importante.